Con il via libera all'ora legale, domenica 26 decolla la stagione estiva dell'aeroporto di Cagliari. Tra le novità, la prima riguarda il collegamento con 3 voli alla settimana diretti con Boeing 737 da giugno su Dubai. Debutto assoluto tra i collegamenti intercontinentali di linea in Sardegna grazie all'accordo raggiunto tra Sogair e Fly Dubai. Le altre due fanno riferimento ai voli per Atene con Volotea e Göteborg con Ryanair. Complessivamente l'offerta dell'aerostazione del capoluogo sarà di 4.200.000 posti, un terzo dei quali in vendita per i mercati internazionali, per un totale di 92 rotte dirette suddivise tra 41 collegamenti nazionali, 50 internazionali e uno intercontinentale. Operati da 23 compagnie aeree verso 70 destinazioni per un totale di 19 paesi collegati. Il record di voli sarà anche questa stagione ad appannaggio di Ryanair, il principale vettore low cost europeo, che aumenterà la propria capacità complessiva a Cagliari del 10% rispetto alla summer dello scorso anno e del 70% rispetto al periodo pre-Covid. Volotea consolida la sua presenza e risponde con la proposta di 7 destinazioni internazionali con un network che quest'estate include, oltre alle novità di Atene e Barcellona, anche Bilbao, Lione, Marsiglia, Nantes e Tolosa. EasyJet opererà 5 collegamenti internazionali, confermando i voli per Basilea, Ginevra, Londra, Gatwick, Parigi, Orly e Lione. Eurowings volerà verso 3 destinazioni tedesche, Amburgo, Düsseldorf e Stoccarda. Conferme anche per Lufthansa, che collegherà Cagliari con Francoforte e Monaco. Air France volerà 9 volte alla settimana verso Parigi Charles de Gaulle. Sempre su Parigi Transavia France raddoppierà la frequenza dei suoi voli per lo scalo francese di Orly, operando 4 volte alla settimana. KLM conferma i voli verso Amsterdam con frequenze giornaliere, British Airways servirà l'aeroporto di Londra Gatwick con frequenze incrementali fino ad arrivare ad un volo giornaliero.